Direi che proprio per partire, il regionalismo italiano ha sempre sofferto per la sua attuazione e sempre ha avuto una serie di problemi. Già la circostanza che le regioni sono venute in essere nel 1970, che vi è stato un doppio trasferimento di funzioni nel 72 e nel 77, che poi abbiamo avuto un ulteriore trasferimento di funzioni nel 98 con il decreto legislativo 112, indica che il regionalismo è stato fatto pezzo per pezzo. La riforma costituzionale ha avuto una legge, diciamo così, quadro di attuazione, la cosiddetta legge La Loggia, nel 2003, ma dopodiché non ha avuto nulla, quindi l'attuazione del nuovo titolo V è per molti versi distorta e per molti altri versi è ferma. Tant'è vero che io l'ultimo saggio che ho pubblicato, che è uscito a gennaio nella rivista Diritti Regionali, e ora in un volume che era stato appena pubblicato, non l'ho ancora ricevuto, ma appena ne ho, ve ne farò omaggio di una copia anche di questo, è intitolato Errori e mancata attuazione costituzionale. A proposito di regionalismo e regionalismo differenziato. Questo è il tema che mangiamo. Perché questo fatto che c'è questa sofferenza strutturale? Innanzitutto perché nessuno comprende con chiarezza che un sistema di regionalismo ordinato renderebbe più competitivo l'intero paese. Questo è il dato reale. Il regionalismo è una macchina che ha due motori. E questi due motori devono carburare e coordinarsi bene. Questo significa accelerare l'uscita, la potenza di uscita della macchina. I francesi, che vengono da una tradizione unitaria, questo lo hanno capito. E oggi sono uno Stato regionale, per certi aspetti, migliore del nostro. Noi non lo riusciamo a capire. Abbiamo tanti modelli davanti, la Germania, la Spagna, gli Stati Uniti d'America, eccetera, eccetera, ma abbiamo difficoltà. E c'è una sindrome che io ho individuato, c'è la sindrome del palazzo d'inverno, cioè tutti vogliono il centralismo perché con un sistema politico labile come quello che abbiamo, e se c'è un sistema regionale vuol dire che il potere è diffuso, quindi la conquista del potere centrale ha un senso se il progetto è forte, ma progetti forti non ce ne sono in giro. I progetti sono deboli e quindi non ci deve essere autonomia perché il centralismo garantisce che io conquisto la casamatta centrale, il palazzo d'inverno, l'assalto del 17 alla casa del zar e dopodiché ho tutto il potere nelle mani, nessuno mi può creare problemi. Pensate all'esperienza di Renzi che non a caso aveva fatto una proposta per ridurre l'autonomia, una svolta neocentralista in quel caso. Meno male che il corpo elettorale lo ha respinto. Detto questo, dobbiamo avere la consapevolezza che ogni idea costituzionale, e il regionalismo è un'idea costituzionale in primo luogo, può essere realizzata, deve essere sostenuta e realizzata dalla politica. Non ci può essere nessun altro modo di realizzare un'idea costituzionale. E la concretizzazione spetta proprio alla politica. Ora, questo pone una serie di problemi enormi di teoria costituzionale e di pratica costituzionale, che poi dal mio punto di vista non c'è nessuna differenza fra la teoria costituzionale e la pratica costituzionale, perché come diceva Kant, una teoria che non si può applicare non è una teoria, sono le teorie che si possono applicare, sono vere teorie, le altre non lo sono. Vediamo subito, io mi avvantaggio di quello che hanno detto i relatori che mi hanno preceduto e quindi do per scontato tutto l'entusiasmo e tutto l'appoggio al disegno di legge Calderoli. E il mio compito sarà un po' infelice perché io sarò anche critico, ma non critico nel senso indicato di quelli che dicono che Calderoli spacca l'Italia, nel senso che nel DDL Calderoli c'è troppo poco per me, e vorrei di più, quindi esattamente l'opposto. Proprio perché il mio percorso culturale, pur essendo io un siciliano, è proprio all'opposto, tutto tarato sul regionalismo, federalismo e nella convinzione culturale
che questo è il momento giusto. Vedete, se noi fossimo in un sistema di economia protetta, dove fosse dominante il protezionismo, con i confini statali chiusi, forse noi delle regioni non avremmo bisogno, così come non abbiamo avuto bisogno fino agli anni 70, fino all'inizio degli anni 70. Ma noi siamo in un sistema di economia aperta, di sovranità aperta, siamo in un sistema di competizione internazionale, in un processo di integrazione europea che anche quello ha degli alti e bassi, ma che pesa considerevolmente. Le imprese del Veneto, le piccole e medie imprese del Veneto, non è che fanno competizione con le imprese siciliane o con quelle calabrese, ma fanno competizione con quelle del Nord Rhine-Westfalia, con quelle della Baviera, con quelle della Carinzia in Austria, che offrono possibilità di trasferimento alle imprese venete ogni giorno. È chiaro, quindi il livello di competizione è totalmente diverso ed è per questo che abbiamo bisogno del regionalismo. Abbiamo bisogno di un sistema regionale che governa il territorio e le politiche pubbliche statali nel territorio e di un governo centrale che governa le politiche esterne col concorso delle regioni. E qui è vero quello che è stato detto poco fa, che non c'è nessun problema ad avere autonomie forti e uno Stato centrale forte. Le due cose sono perfettamente compatibili e sino a quando le autonomie non sono forti, anche lo Stato centrale sarà debole, come è il caso dell'Italia nei confronti con gli altri paesi europei. Allora, qual è il percorso che si sta cercando di inverare? Si è partiti dall'articolo a un certo punto, dopo la fine, la chiusura di quella fase storica tremenda che si conclude il 4 dicembre del 2016 con il referendum che boccia la riforma Renzi, si parte con l'idea di domandare da parte di regioni che hanno una certa capacità politica di domandare ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma. Non tutto è avvenuto linearmente, però io qui trascuro di andare nei dettagli perché sennò non avrei il tempo di arrivare a fine. Questo schema, la presenza di questa disposizione nella Costituzione che tutti ora conoscono, io parecchio tempo fa ne parlai con qualche presidente di regione, non faccio il nome per carità cristiana, nemmeno sapeva che cos'era il 116 terzo comma. Oggi lo sanno tutti che cos'è il 116 terzo comma. E il 116 terzo comma segnala che cosa? È una norma che è inserita innanzitutto nell'articolo 116, che è la norma che al primo comma disciplina le regioni a statuto speciale e poi al terzo e usa la stessa espressione il primo comma. Forme particolari di autonomia, forme e condizioni particolari di autonomia che sono lì conferite con legge costituzionale, no alle regioni speciali. Poi introduce questo elemento al terzo comma per le regioni ordinarie. Quindi noi abbiamo un regionalismo ordinario da una parte e un'autonomia ordinaria e un'autonomia asimmetrica. La Costituzione prevede questo. Il 116 perciò, proprio per la struttura che ha primo e terzo comma, il secondo comma riguarda la definizione bilingue della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige, non è rilevante, primo e terzo comma, e terzo comma, è una norma sul riparto delle competenze legislative, non delle funzioni amministrative. E questo ce l'abbiamo con una lettura sistematica, proprio il rapporto fra il primo e il terzo comma, e anche con l'articolo 118 terzo comma, che invece riguarda la possibilità di avere funzioni amministrative in deroga da parte delle regioni. È una norma precisa che peraltro riguardava materie particolari come l'ordine pubblico, l'immigrazione e i beni culturali, dove si dice che con le regioni si possono fare delle intese per trasferire a loro pezzi delle funzioni in materia di ordine pubblico, in materia di immigrazione e in materia di bene culturale. Quello riguarda le funzioni
amministrativo. Quindi teniamo ben presente questa differenziazione. Il 116 terzo comma pone dei limiti alla simmetria, non è che tutto può diventare asimmetrico, perché sennò sarebbe impossibile. Ci sono dei limiti innanzitutto di ordine procedurale, sentiti gli enti locali, l'intesa, l'approvazione della legge a maggioranza assoluta, questo è il procedimento che richiama l'attenzione su questo problematico. E poi vi sono dei limiti di ordine sostanziale e questi limiti sono indicati dal rispetto dei principi dell'articolo 119 della Costituzione, il federalismo fiscale. Cioè non si può fare una simmetria legislativa senza tenere conto delle risorse finanziarie. Ma tra questi limiti che io ho indicato non c'è l'articolo 117,2 lettera M. Piaccia o non piaccia, non c'è. Perché questa previsione, mi riferisco a quella dei LEP, no? A livello essenziale delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali, non è un limite alla simmetria. Questa previsione, l'articolo 117 lettera M, i LEP, riguarda una materia non delegabile né altrimenti trasferibile alle regioni, ma esclusiva dello Stato, che dovrebbe provvedere, lo Stato dovrebbe provvedere con la propria legislazione, a prescindere dal riparto delle competenze materiali Stato-Regione, e dovrebbe, l'oggetto della lettera M sono le determinazioni legislative statali, non amministrative, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che dovrebbero essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Questo dovrebbe fare lo Stato intanto, e non l'ha fatto. Le disposizioni riguardano, le disposizioni della lettera M riguardano tanto lo Stato quanto le regioni, perché ci sono diritti civili e sociali che dipendono dallo Stato. Quindi lo Stato dovrebbe normare non solo per quelle prestazioni di provenienza regionale, ma anche per le prestazioni di provenienza nazionale, quali sono i suoi livelli essenziali. E lo Stato questo non ce l'ha mai detto. Questa disposizione, la lettera M, si riferisce ai divari territoriali. È un modo attraverso cui si attenua il divario territoriale. Questo è l'oggetto della lettera M. Questo è il contenuto dell'EP e in un modo diretto o indiretto rinvia alla competenza legislativa statale in materia di perequazione delle risorse finanziarie, che è sempre una competenza esclusiva dello Stato, scritta nel secondo comma dell'articolo 117 alla lettera E. E inoltre e si ricollega ai compiti dello Stato di cui all'articolo 119, quinto comma, che prevede gli strumenti delle risorse aggiuntive e degli interventi speciali e riguarda tutti i livelli di governo. E queste possibilità di intervento a favore di comuni, province, città metropolitane, regioni, per colmare i problemi di sviluppo economico, la diseguaglianza, eccetera, che è prevista dal 119, quinto comma, sono azioni in deroga al federalismo fiscale. Cioè lo Stato può agire in deroga al federalismo fiscale con risorse aggiuntive, con interventi speciali per situazioni particolari. Dunque non c'è alcuna subordinazione costituzionale dell'autonomia simmetrica alla determinazione delle. Questo può sembrare fuori quadro rispetto a quello che abbiamo detto sinora, ma si spiega in un certo modo. L'articolo 116 terzo comma, sempre, è uno strumento con il quale le regioni, a richiesta, dice incipit, su iniziativa della regione, possono rideterminare i confini della loro potestà legislativa, senza riguardo alle funzioni amministrative. E questo perché la potestà legislativa regionale cui fa riferimento il 116 terzo comma è essenzialmente la
potestà legislativa concorrente. Ci sono tre materie di competenza dello Stato: giustizia di pace, ambiente e norme generali sull'istruzione. Non intervengo su queste tre, ho scritto tantissimo, quindi poi magari se c'è qualche domanda precisa io posso rispondere. Ma il cuore della simmetria riguarda le competenze concorrenti, il terzo comma, le 21 materie di competenza concorrente. E perché riguarda questo? Cosa c'è dietro? E la competenza concorrente italiana è di tipo ripartito, quindi è diversa per esempio da quella tedesca da questo punto di vista. Cioè a dire, lo Stato fissa i principi fondamentali, la disciplina della materia spetta alle regioni e serve perciò a consentire alle regioni, il 116 terzo comma, a derogare ai principi fondamentali. Cioè, ci possono essere regioni che dicono ci sono alcuni principi fondamentali che non mi garbano perché non mi consentono di fare delle cose nel mio territorio. Ne chiedo la deroga. C'è l'iniziativa regionale, si chiede la deroga ai principi e questo spiega la necessità della legge parlamentare a maggioranza assoluta, perché è il Parlamento che deve decidere quali principi fondamentali le regioni possono derogare e quali principi fondamentali le regioni non devono derogare assolutamente, altrimenti si perde il quadro unitario complessivo della Repubblica. Questo è il meccanismo che bisogna considerare. Del resto, lo schema, il disegno di distribuzione delle funzioni amministrative dal punto di vista costituzionale è alquanto differente dalla distribuzione dei poteri legislativi. I poteri legislativi funzionano in questo modo qua, con il vincolo dei principi fondamentali da parte dello Stato. Le funzioni amministrative, nelle materie del terzo comma, sono di competenza esclusiva delle regioni. Quindi non si dovrebbe assolutamente, dal punto di vista costituzionale, per quelle materie, per quelle 21 materie, istruzione, formazione professionale, commercio estero, tutela del lavoro, tutela della salute, governo del territorio e chi più ne ha più ne metta, sino alla fine, per queste materie tutte le funzioni amministrative per volontà della Costituzione dovrebbero essere delle regioni. Quindi le regioni non hanno funzioni amministrative da negoziare con lo Stato nelle 21, non dovrebbero avere funzioni amministrative da negoziare con lo Stato nelle 21 materie di competenza concorrente. Nel sistema istituzionale territoriale abbiamo una costruzione dei poteri di tipo multilivello. Rappresentatevelo come una piramide con al vertice lo Stato e alla base i comuni. No, questo è grosso, ma poi c'è le province, poi le città metropolitane, le regioni, lo Stato al vertice. Lo si vince chiaramente non solo dal 118 primo comma, ma anche dal 114, dall'articolo 114 della Costituzione, primo e secondo comma. Insomma, è una scelta che è stata fatta proprio di fondo, il 114 è il primo articolo del titolo quinto, quindi è strutturale, è un principio. La Costituzione compie, nell'articolo 118, primo comma, una scelta di allocazione delle funzioni amministrative dal basso verso l'alto. Dice che per principio tutte le funzioni amministrative spettano in via di principio ai comuni, al livello più basso. È il principio di prossimità del governo. A questo è ispirato l'attribuzione delle funzioni amministrative. Demandando tanto allo Stato quanto alle regioni la disciplina legislativa delle funzioni, il cosiddetto conferimento, secondo le rispettive materie di competenza e sulla base, questo conferimento avviene, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. I criteri indicati vanno
parametrati, questi tre criteri, all'esercizio unitario delle funzioni che deve essere assicurato sempre. Cosa vuole dire la Costituzione? Le funzioni amministrative si devono esercitare in modo unitario, perché se tu le frantumi c'è un'inefficienza e dei costi altissimi. Quindi l'esercizio deve essere unitario. Tu devi parametrare l'ente a cui attribuisci la funzione. Devi vedere se è adeguato, e se adeguato vuol dire essere capace a tenere la funzione. Dopodiché, se non è adeguato, scegli un ente diverso da quello che in via di principio dovrebbe averlo, e questo può generare differenziazioni, ovviamente. E il tutto deve essere fatto tenendo conto del principio di sussidiarietà, cioè ogni volta che sposti una competenza devi avere l'inadeguatezza dell'ente a cui sottrae la competenza, se no in via di principio se l'ente è adeguato tu la competenza non gliela puoi togliere perché spetta a lui. Allo Stato è demandato la definizione invece di definire tutto la parte finanziaria dell'esercizio delle competenze. Le competenze funzionano se ci sono risorse, non ci sono risorse è inutile avere competenze. Le funzioni amministrative costano, c'è poco da fare, che scrivano poi nei disegni di legge l'invarianza della spesa. Non c'è invarianza della spesa. Quando tu sposti competenze, quando tu sposti funzioni amministrative, stai spendendo soldi, è inevitabile. Se vi dicono il contrario, non ci credete. Ecco, questo è il discorso. Scusi, professore, la interrompo perché giusto per fare un po' di dialogo, lei sta parlando di risorse, no? Cioè non riesco a gestire delle cose se non ho i soldi per gestirle. Allora, una prima domanda che arriva parla di soldi, e cioè mi dice: l'autonomia, quella su cui stiamo puntando, può cambiare la gestione delle risorse del PNRR? Io ho paura che sia un problema di tempi, giusto? Lo dica lei? Ecco. Sì, dovrebbe cambiarlo, anche perché il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza è stato un esercizio, e voi sapete quante cose buone si dicono sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutto quello che ha comportato e via dicendo, per carità, io non sono nessuno per smentirlo. Quello che posso dire che è stato un ottimo esercizio di centralismo, questo senza dubbio, lo è stato, cioè lo hanno concepito e fatto in modo da avere tutte le chiavi in mano loro, e al sistema territoriale hanno offerto semplicemente la possibilità di partecipare alle gare pubbliche, questo hanno offerto. E in una qualche misura sì, se però il sistema territoriale, per rispondere alla domanda, sì, se il sistema territoriale ha la capacità di progettare e di progettare bene. Se il sistema territoriale è invece incapace già di amministrare determinate funzioni, figuratevi come faranno a progettare l'innovazione che dovrebbe venire dopo la crisi economica finanziaria del 2010 e dopo la pandemia del 2020. Avranno difficoltà, andavano sostenute, dovevano partecipare, andavano sostenute forse in un modo diverso, però questo non è stato fatto, questo è lo strumento, si può ancora fare qualcosa. Poi c'è il termine del 2026, no? Se non... Esattamente, si può fare ancora, quindi... ma molto è stato pregiudicato dal modo in cui è partito però il piano. E c'è un'altra questione sui tempi, è la classica domanda che tutti ci portiamo dentro, soprattutto in Veneto, perdoni professore, ma cioè diciamo, abbiamo assoluta necessità di avere risposte chiare dallo Stato e dalla Regione. In che tempi si può attuare davvero l'autonomia? Posso omettere intanto di rispondere a questa domanda per due ragioni. Alla fine mi impegno a dare qualche indicazione, con la premessa che io non faccio il futurologo, non è che sono un mago o un cartomante, e quindi non posso io sapere quello che accadrà nel futuro. Posso fare qualche piccola previsione per cercare di spiegare cosa bisogna fare, perché ancora... diciamo che la parte più importante deve essere fatta, ecco, questo è... Sì, mi verrebbe da dire, lo dico io da giornalista, finché non viene approvata questa legge in Parlamento è inutile che parliamo di tempi. Quando passa questa legge
allora potremmo cominciare a parlare di tempi, e qui citava anche il presidente Boschetto. Questo lui lo dice perché ha sentito dirlo a me poco fa. Un giornalista non può fare altro che imparare i professori. No, certo, niente lo so. Io l'ho detto poco fa in un'intervista televisiva. Ecco, questo lui lo dice per questo. Ma andiamo al concreto. La definizione delle risorse finanziarie con un modello, quello del 119, che non è perfetto. State attenti, io ho molte riserve sul 119, come è stato scritto, ma che comunque ha dei principi forti di autonomia, no? È stato scritto in reazione a quello che era accaduto al vecchio 119. Quindi l'autonomia finanziaria nel 119 nuovo è rafforzata sotto molteplici aspetti, anche quelli insistere del primo comma, stabiliscono, applicano tributi propri, cioè, c'è proprio un'insistenza sul tipo, sulla qualità dell'autonomia finanziaria delle regioni, che non c'era nel vecchio testo ovviamente, che fu scritto nell'assemblea costituente in modo forse troppo fiducioso del legislatore del tempo. Ecco, questo è una delle differenze importanti. E poi c'è un suo equilibrio interno tra risorse, tra tributi propri, poteri di tributi erariali, eccetera, eccetera, con partecipazione, eccetera, eccetera, e fondo perequativo, questo mix di queste tre risorse che dovrebbero assicurare, dice la Costituzione, al quarto comma dell'articolo 119, e il finanziamento completo, totale, di tutte le funzioni amministrative attribuite alle regioni. Quindi addirittura se il 119 fosse attuato, noi avremmo un'autonomia finanziaria piena delle regioni. Cosa è accaduto col 119? La legge sul federalismo fiscale, la prima volta che si apre il dibattito è col decreto legislativo numero 50 del 2000. Poi arriva il nuovo 119, la legge sul federalismo fiscale e la legge 42 del 2009, 9 anni per fare una legge di delega, altri 2 anni per fare i decreti delegati. Il decreto legislativo 68 del 2011 riguarda le regioni. Gli effetti di questo decreto sono stati sospesi, non è mai entrato in vigore. Sino ad oggi sono passati altri 12 anni, noi non abbiamo nessun federalismo fiscale, abbiamo un pasticcio enorme nella distribuzione delle risorse, che è un ambaradan per intenderci. Questa è la situazione concreta. Scusi professore, approfitto che lei è gentile e accetto che la interrompo. Qua c'è qualcuno che ha un dente avvelenato qua in sala, penso, nel senso sulle tasse, lei sta parlando proprio del fisco. Immagino che dica io pago le tasse e altri no. Allora, nel momento in cui parliamo di autonomia, è possibile che una regione possa inventarsi un suo sistema di recupero dell'evasione fiscale? Allora, già col sistema attuale le regioni partecipano al recupero dell'evasione fiscale, hanno strumenti per partecipare al sistema di accertamento delle risorse e hanno diritto, proprio per la partecipazione a questa attività politica, attività amministrativa in realtà, ma questo obiettivo politico del recupero dell'evasione, di avere una quota delle risorse che vengono recuperate. Quindi già questo in parte c'è, ma questo non ha nulla a che fare col federalismo fiscale in quanto tale, che è una cosa leggermente più complessa. A questa deficienza dell'articolo 119 dobbiamo aggiungere almeno altri due aspetti. Mancato realizzazione del federalismo fiscale, e l'abbiamo parlato. Ma la prassi si è ispirata dei rapporti Stato-Regioni, si è ispirata a un principio di assolutismo legislativo dello Stato, il quale non ha fatto mai le leggi sui principi fondamentali, non ha fatto i LEP e si è riservato il diritto di intervenire in ogni materia del terzo comma. Quindi lo Stato può legiferare non solo nelle materie del secondo comma, ma in qualunque altra materia. E chi ha avallato questa
questo assolutismo legislativo dello Stato è stata la Corte Costituzionale, la quale ha trovato mille scuse. Ora è inutile che entro nel dettaglio delle motivazioni delle sentenze chiamate in sussidiarietà, criterio di prevalenza, materie trasversali, eccetera, tutto questo strumentario tecnico. La verità è che la Corte ha consentito al legislatore statale di non tenere conto della competenza regionale, della competenza legislativa. E la conseguenza di questa circostanza è che una buona parte delle funzioni amministrative delle materie del terzo comma, la maggioranza oserei dire, se l'è tenuto lo Stato. Quindi costituzionalmente le funzioni amministrative sono regionali, nella sostanza sono ancora statali. Questa è la realtà da quale partiamo. Quindi tra l'idea costituzionale di regionalismo e la concretizzazione politica dell'idea, cioè la realtà giuridica del regionalismo, abbiamo un divario enorme, il che significa che non c'è stato nessun ponte tra il testo costituzionale e l'attuazione costituzionale, ma c'è stato un salto, no? È stato saltato un fosso, e quindi la Costituzione sta lì per i fatti suoi. La legislazione statale, la giurisprudenza costituzionale, le forze e le azioni politiche delle forze politiche e le stesse regioni hanno trasceso la Costituzione. C'è un convivimento di andare fuori dal quadro costituzionale. Sono sempre altro. Quello che hanno realizzato è sempre altro rispetto alla previsione e allo spirito costituzionale. Per questo motivo l'attuazione costituzionale è un compito inesauribile e costituisce il parametro di ogni politica. Non è che la Costituzione muore, la Costituzione è sempre lì a dirci quanti errori stiamo facendo e cosa dobbiamo correggere nelle nostre attività. Questa visione ci consente di aprire un discorso su quello che la politica e il governo stanno mettendo nel piatto del regionalismo. L'IDL è qualcosa messa nel piatto per tutti, tenendo conto che il linguaggio politico e quello degli atti di governo, cioè il modo in cui è scritto anche il DDL, tradisce lo stesso pensiero politico e istituzionale, per cui va decodificato. Noi non possiamo credere così d'amblè a quello che è scritto nel DDL, lo dobbiamo decodificare. L'iniziativa delle regioni, da questo punto di vista molto concreto, entrando nel merito del DDL, è diventata di fatto un'iniziativa per le funzioni amministrative e una battaglia per le risorse finanziarie. Non c'entra nulla, alle regioni non gliene frega niente più dei principi fondamentali, delle materie, se derogare o non derogare. Interessa avere le funzioni che lo Stato ha trattenuto e avere le risorse conseguenti a queste funzioni. Qui ci sarebbe tutta una polemica sul problema, sulla definizione anche di residuo fiscale, ma rinuncio perché è troppo complicato, insomma, se capiterà ne parliamo. Il 116 terzo comma è richiamato perciò a sproposito, perché le funzioni dovrebbero essere già regionali e comunque si conferiscono non secondo il 116 terzo comma, ma secondo l'articolo 118 comma secondo. Il DDL Calderoli segue la linea tracciata da Boccia. Chi ha inventato per prima questa ipotesi del disegno di legge da far approvare al Parlamento con la questione dei LEP è stato Boccia, con la pregiudiziale dei LEP rispetto al COS. Interrompendo, Boccia ha così interrotto la politica del governo Conte 1, quella delle famose bozze di intesa che aveva ottenuto, che insomma che la Stefani ha lavorato per quelle bozze, e in questo modo sovrapponendo i LEP alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Trattandosi di funzioni amministrative e senza il federalismo fiscale, i LEP sono necessari per quantificare le risorse. State attenti, i LEP,
non è che non c'erano nella legge 42 e non c'erano nel decreto legislativo 68 del 2011, anzi erano molto ben descritte e si chiarivano quali erano le materie cosiddette LEP, che erano quattro, no? Sanità, assistenza, sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale per la parte relativa alla spesa in conto capitale, peraltro, soltanto. Questo. Poi la sanità veniva finanziata nel decreto legislativo 68 con un meccanismo particolare che prevedeva anche un cambio di imposte con cui andare a formare il fondo sanità, beh, è rimasto tutto lì, e dall'altra parte le altre tre funzioni, cioè assistenza, istruzione, eccetera, dovevano essere finanziate in un modo diverso. Quindi, se avessimo applicato il federalismo fiscale, saremmo già un pezzo avanti da questo punto di vista, non avremmo tutti i problemi che abbiamo oggi. Non avendo applicato il federalismo fiscale, ci troviamo di fronte alla necessità di questa determinazione dei LEP cui cerca di far fronte il disegno di legge Calderoli. Posso interromperla di nuovo? Mi scusi, ma cerchiamo anche di dare spazio, no, al dialogo, sì, sulla sala. Sì. E parliamo sempre del tema di cui sta parlando lei, però altre questioni, cioè l'autonomia. Potrebbe anche permettere di sottrarsi ai vincoli di bilancio comunitario a quali dobbiamo sottostare? No. Ok, grazie. No, infatti una delle complicazioni è proprio questa, che non è che la politica di bilancio dello Stato è una politica libera, come quando avevamo i confini chiusi, per cui facevamo quello che volevamo, avevamo la nostra moneta, svalutavamo, stampavamo carta moneta e chiudevamo lì il discorso. Noi siamo un sistema appunto integrato e i vincoli di bilancio derivano dall'avere anche la moneta unica, che è un vantaggio per tante cose, ma che ci obbliga a essere disciplinati sul piano fiscale. Ecco, questo è il discorso. Ciononostante, in questi anni abbiamo fatto un poco di finanza allegra per via della pandemia. Adesso dovremmo tornare al patto di stabilità. Adesso le faccio da poliziotto, le chiedo se può magari chiudere un secondo il suo intervento, sentiamo che stradotto e poi facciamo... Sì, ho quasi finito. Se mi fa... Grazie. Se non mi interrompe finisco più lei. Finisco qui. Sapevo di avere evidenza. Però io sono al servizio anche della Ovviamente il DDL disegna una procedura indisponibile per tutte le regioni a domanda, no? E questa è la differenza con i passati atti di trasferimento delle funzioni. Tutti i trasferimenti di funzioni dal 72 fino al 98 hanno riguardato tutte le regioni. La novità del DDL è questa: il trasferimento di funzioni si fa solo a favore delle regioni che lo richiedono. E questo ci può stare, perché anzi è uno degli elementi positivi secondo me, cioè noi dovremmo avere un gruppo di regioni che fanno la testa di ponte e quindi aumentano il loro livello di autonomia, e le altre regioni, vedendo come queste fanno, possono seguire e quindi arrivare in un periodo medio-lungo ad un sistema regionale di nuovo, diciamo così, uniforme, omogeneo, ma più avanzato rispetto alla situazione attuale. Quindi questa idea, secondo me, è un'idea positiva da questo punto di vista. La procedura, ovviamente, trattandosi di funzioni amministrative, ha ridotto il ruolo del Parlamento e dei consigli regionali a vantaggio del governo e delle giunte. La qualcosa non è pienamente giustificata dal punto di vista politico e costituzionale. Come si determina il livello di esercizio delle funzioni amministrative? Qual è il criterio che dobbiamo avere presente per stabilire se la funzione amministrativa la possiamo spostare oppure no? Qui c'è tutta una tematica che riguarda l'efficienza della funzione,
amministrativi e gli effetti sul territorio, che riguarda sia l'economia di scala delle funzioni e sia la produzione di esternalità delle politiche. C'è una, diciamo così, una tecnica particolare che ci consente scientificamente di valorizzare le funzioni da attribuire ai singoli territori e ai singoli livelli di governo. C'è anche da considerare un altro passaggio nel potenziare le funzioni amministrative regionali. Noi siamo passati da un sistema che era incentrato sulle materie legislative, che è ancora incentrato sulle materie legislative, 117 secondo, terzo e quarto comma, ad un sistema reale imposto di fatto dall'Europa basato sulle politiche pubbliche. E quindi noi siamo passati da un riparto delle competenze di tipo orizzontale a un riparto delle competenze di tipo verticale, dove vi è una dialettica permanente tra centralizzazione e prossimità. Non a caso si richiama sempre il principio di leale collaborazione, e che implica una stretta osservanza non solo delle proprie competenze, ma soprattutto delle competenze dell'altro soggetto, che vuol dire che lo Stato dovrebbe esercitare i suoi poteri tenendo conto dei poteri delle regioni e viceversa. Peraltro le regioni sono ovviamente obbligate a fare questo. Questo spazio politico non può essere occupato interamente perciò dal governo. Si inverte persino il rapporto di iniziativa. L'iniziativa, alla fine, la proposta di nel DDL, la proposta di intesa è una proposta del governo, non è più della regione. Superata la fase iniziale, si presenta come una proposta del governo centrale. E non si può ridurre il ruolo del Parlamento a una funzione consultiva o di mero indirizzo, ma appare necessaria la statuizione legislativa sulla politica in discussioni che riguardano le funzioni. Il tema del triangolo diritti, prestazione e LEP, le risorse finanziarie, tutto questo deve formare oggetto di disciplina diretta della singola legge che riguarda quella determinata regione. D'altra parte, prima lo si faceva con un provvedimento legislativo per tutte le regioni. La tecnica di fare un'intesa tra gli esecutivi che si allega a un disegno di legge, ridurre la legge del Parlamento a una norma in bianco, ecco, questa secondo me potrebbe suscitare grosse perplessità. Evitare poi lo slittamento delle regole di contabilità sulle intese. Per scrivere le leggi e per spendere i soldi, noi abbiamo fatto una legislazione di contabilità pubblica molto stringente, che vale per gli atti normativi. È vero che qualche dizione nel DDL dice valgono anche per le intese, ma c'è differenza, perché il rispetto di queste regole nell'intesa non ha lo stesso grado di pubblicità che ha per le leggi. Insomma, non possiamo poi dimenticare, cerco di chiudere rapidamente, che oltre alle materie LEP ci sono anche le materie non LEP. Queste si pone un problema del loro finanziamento, si pone il problema della perequazione territoriale, si pone il problema che il federalismo fiscale aveva risolto negativamente dell'integrale finanziamento delle funzioni attribuite. Il federalismo fiscale, decreto 68, assicurava il finanziamento delle materie LEP, per il resto le regioni dovevano un po' cavarsela per i fatti propri. Qui c'è questa promessa generale che ci siano soldi per tutti, per tutte le funzioni. Io non so se è credibile oppure no, comunque andrebbe verificato anche questo. Due cose io vorrei togliere dal disegno di legge. Una è le commissioni paritetiche, altrimenti si paralizza la legge e l'intesa, non serve a niente. Impiegheremo anni, ecco qua la risposta sul tempo. Ci vorrà molto più tempo con le commissioni paritetiche. Le commissioni paritetiche sono copiate malamente da una brutta esperienza, che è quella che riguarda le regioni speciali.
io le eviterei. E seconda cosa, eliminerei anche il termine decennale, perché qui siamo di fronte ad un nuovo assetto delle funzioni amministrative che una volta realizzato non può essere messo in discussione né dopo 10 né dopo 20 anni. È come se oggi una legge dello Stato volesse togliere l'anagrafe ai comuni dopo 150 anni di storia nazionale in cui i comuni hanno amministrato l'anagrafe, o vorrebbe sindacare la possibilità di mantenere l'anagrafe in capo ai comuni. È una follia. Una volta che i comuni lo fanno e hanno imparato a farlo, gli togliamo la funzione. Così una volta che le regioni impareranno a gestire queste competenze, che facciamo? Gliele togliamo. Ecco, queste sono sicuramente alcuni limiti al disegno di legge. Andrebbe potenziato il monitoraggio e il potere sostitutivo, ma qui occorrerebbe soprattutto la riforma degli strumenti di raccordo, le conferenze. Pensiamo ancora alla Camera delle Regioni. E poi infine, ecco, questo secondo me non emerge in una qualche misura, e questo taciterebbe quella pessima editoria che pensa di difendere il Mezzogiorno lasciandolo nelle condizioni disastrose in cui è esattamente questo: necessità di spingere tutte le regioni ad allinearsi nel più breve tempo possibile alle regioni più avanzate, alla gestione, alla capacità di gestione delle regioni più avanzate come il Veneto, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, che vogliono questa autonomia differenziata. Perché altrimenti due cose accadranno: i costi aumenteranno, se resta un pezzo differenziato e un pezzo non differenziato, i costi aumenteranno inevitabilmente, e si potrebbe correre il rischio di dire tutta colpa del regionalismo differenziato, e quindi di rendere insostenibile politicamente più che economicamente il regionalismo differenziato. E questo credo proprio che non ce lo possiamo permettere. Grazie. Grazie professore.